Eccoci al primo video sulle N diavolerie che ho imparato da questo simpatico Jordan Peterson, di cui nel video precedente all'inizio ho raccontato vita, morte e miracoli. In realtà morte non è ancora morto, per fortuna. Non è ancora morto. La prima diavoleria che ho scoperto e che lui stesso definisce una cosa terrificante, vedrete perché, è il discorso del coefficiente di intelligenza, il QI, che in uso, inventato dagli psicologi ma 100 anni fa, in uso da un secolo appunto, e negli ultimi decenni magari è un po' stato denigrato perché poi non bisogna vedere solo quello. Lui invece sostiene che sì, si può fare tutte le obiezioni che si vuole, però è un ottimo, diciamo, un'ottima cartina di tornasole per capire che fine fai come studi, come lavoro, come successo in generale, no? È proprio una cosa che salvo eccezioni, insomma, acchiappa abbastanza bene il problema. Dopodiché, qual è il dato curioso e poi spaventoso? Dice Peterson che l'esercito degli Stati Uniti, ma può succedere anche da N altre parti, da sempre, non accetta domande, non prende nemmeno in considerazione gente che abbia il coefficiente intellettivo inferiore a 83, diciamo circa 80. Così, perché? Boh, cattivi, no? Perché hanno sempre sostenuto gli psicologi di allora e, diciamo, nella pratica lo si può vedere, che con i coefficienti intellettivo inferiore a 83 hai dei seri problemi a imparare qualche cosa. Cioè, tutti ti insegnano a fare una cosa e non riesci a impararla. Sembra una stupidaggine, ma è vero. Cioè, c'è quel problema lì. E tra l'altro a me è venuto in mente che non è stato citato da lui, ma io lo sapevo perché avevo visto mesi prima un video, uno dei tanti video di denuncia, il solito colonnello in pensione dell'esercito degli Stati Uniti che denunciava il fatto che quando c'è stata l'escalation nella guerra del Vietnam, quindi servivano molte più reclute, e d'altra parte la guerra era molto impopolare, metà del paese non era tanto d'accordo. Non è come adesso, c'è gente che è partita 20 anni fa per l'Iraq, l'Afghanistan, eccetera, entusiasti di cercare di combattere questo diavolo di terrorismo e poi di Stato Islamico, eccetera. C'è una bravissima candidata democratica che non è riuscita ad andare avanti nel Partito Democratico degli Stati Uniti. Ci hanno mandato avanti due vecchietti alla fine, Biden e Coso e Sanders, che è proprio una tragedia. Quella è una persona di 45 anni, tra l'altro molto carina, che a 18 anni, quando c'è stato l'11 settembre, è partita, è andata volontaria nell'esercito e poi un paio di volte è anche andata in Afghanistan e in Iraq per missioni varie, cioè c'è l'entusiasmo di cercare di combattere questo nemico. Nei tempi del Vietnam non si capiva bene qual era la storia, no? In realtà la storia era che c'era un paese, un impero, Reagan l'aveva definito l'impero del male, che voleva esportare il comunismo, che era così bello, talmente bello il comunismo, che aveva dovuto fare un muro perché la gente scappava. Comunque, voleva esportare il comunismo e come faceva? Finanziava di qua e di là rivoluzioni, qua e in Vietnam era successo quello, a cosa? Nel 47, credo, 46, 47, quando fece la conferenza di Yalta, Stalin, Churchill, l'americano era forse Eisenhower, non mi ricordo, Truman forse. Si divisero il mondo, questo mio, questo tuo, questo mio, e si divisero anche Vietnam e Corea, per esempio. C'era,
ventottesimo parallelo in Corea, in Vietnam, non so dove, nord e sud. Qui tu fai i tuoi esperimenti socialisti, io faccio il mondo libero, vediamo. No, non bastava, guerra di Corea, Nord Corea invade con, diciamo, l'appoggio della Cina e dell'Unione Sovietica, invade lì, vai a contrastare 200.000 morti americani e non so quanti milioni in totale dei coreani. Poi di nuovo in Vietnam, la gente però non si rendeva conto che c'era questa patetica storia di esportare il comunismo. Questo esportare è finito poi, è crollata l'Unione Sovietica, guarda caso non ci sono più rivoluzioni più di tanto in giro, no? Non c'è chi ti finanzia. Comunque nel Vietnam appunto c'era questa difficoltà a reclutare gente. Cosa fece l'esercito? Perché aveva bisogno di gente, abbassò questo coefficiente, mi prese a livelli più bassi, non so fino a quanto arrivavo. E sto generale in pensione, o colonnello che era, denunciava il fatto che gli arrivava gente talmente messa male che li dovevano aiutare a allacciarsi le scarpe. Cioè, ti immagini questo, un personaggio del genere con migliaia di tanti altri in un esercito, in guerra. Cioè, più danni che può fare, che sicuramente non gli dai un'arma in mano, perché, però anche a fare altre cose diventa un peso piuttosto che una risorsa. E la cosa tragica con cui Peterson, diciamo, ne parla in maniera, questa è una disgrazia, un problema serio, è che il 10% della popolazione normalmente ha il QI sotto l'80, 83. Questo cosa significa? Una tragedia. Cioè, pensate, 6 milioni di italiani, 60 milioni di italiani, ci sono 6 milioni di italiani in queste condizioni, a parte la gente con handicap diverso, sono casi molto più sotto il 2-3%, le persone che hanno problemi per malattie, per fattori genetici anche, ma lì è gente soltanto che, cosa succede? L'intelligenza si sviluppa, a parte geneticamente quello che hai tu dai genitori, ma si sviluppa anche con lo stimolo nell'attività fin da piccolo, eccetera. Ha voglia abbassare diciamo l'età in cui lo porti all'asilo e lì impara, interagisci. I primi 2 o 3 anni, dove normalmente i bambini stanno in casa, se non hai degli stimoli sufficienti, sviluppi poco. Poi dopo entri a scuola, all'asilo, però ormai metà, diciamo, non tutto, ma metà del tuo destino è segnato. E questo è un bel problema che si va a scontrare anche col dilemma, dice, ma lavoro, c'è gente che dice il lavoro ci sarebbe, la gente si deve dare da fare. Un momento, il lavoro c'è se sai fare qualcosa. Se tu non sai fare, non sai neanche imparare, è una tragedia. Questo è il problema. Adesso metterò il link nella descrizione del video con una delle tante occasioni in cui Peterson parla di questo problema, ma io non lo sapevo e anch'io come Peterson sono rimasto sconvolto. Capito? Bon, passiamo al secondo video. Questa è una roba statistica interessantissima che ho scoperto da Peterson, che l'aggressività uomini e donne, chi è più aggressivo, chi è meno aggressivo, che problemi ci sono, vedremo. Vai.